Successo per la prima edizione del 2006, più di 2000 persone hanno popolato Piazza Quasimodo di Tornarella a Furnari, dove l'associazione Officina Aperta, in collaborazione con altre associazioni e gruppi furnaresi, non ha fatto mancare niente tra musica, divertimento e tanta animazione per grandi e piccini. La manifestazione, iniziata alle ore 12 di ieri mattina 2 giugno, ha visto trasformarsi la piazza in luogo di svago, giochi, ristoro e musica fino a sera, con i gruppi musicali Enamor, Sex Operative, Team Boschica, Sicana, oltre alle esibizioni di Open Dance, Lus Clan e Associazione Sostegno. Il tutto con la partecipazione della sezione Scout Patti, Gruppo Oliveri e dei DJ Mr. Quinto e Branca. L'evento ha allietato il bel pomeriggio di divertimento e socialità della comunità furnarese, la gente nel comprensorio e tanti turisti in un ambiente giocoso e coinvolgente soprattutto per i bimbi grazie ai diversi gonfiabili e tanti giochi del calcio, balilla, al ping pong e altre attrattive per adulti e bambini, oltre al punto ristoro e intrattenimenti vari. Inoltre in serata, dopo 30 anni, sarà riproposta la gara degli spaghetti in piazza a Tonnarella tra il divertimento e la partecipazione della gente e degli sfidanti. Buona la prima per l'associazione Officina Aperta, che ha tra i suoi scopi la rivalorizzazione del territorio, intendendo quest'ultimo come un'opera d'arte, forse la più alta, la più corale che l'umanità abbia espresso, ricreando relazioni positive tra uomo, natura e storia, attraverso l'organizzazione di diverse attività culturali e ricreative per bambini e anziani, giovani e adulti che hanno voglia di divertirsi e soprattutto far divertire. L'evento, ben riuscito, ha aperto di fatto la speciale e tanto interessante stagione estiva del comune di Furnari, che si prepara alla manifestazione clou dell'Arena di Porto Rosa con un ricco ed eccellente cartellone stilato in collaborazione con l'Ente Teatro Vittorio Emanuele, con l'attesa inaugurazione del 20 giugno. Web TV, siamo con l'assessore Giussi D'Amico qui a Tonnarella in questa manifestazione importante per il risveglio sia di Tonnarella ma che è un punto di riferimento sempre più per le famiglie e per i giovani. Sì, infatti quest'anno per la prima volta grazie a un'associazione che ha proposto appunto all'amministrazione la realizzazione di questo evento. Per fortuna la stagione estiva è iniziata, devo dire, nel migliore dei modi, perché l'affluenza è stata, devo dire, abbastanza grande. Ci sono famiglie, bambini, ragazzi, l'associazione ha proposto dei gruppi musicali, ci sono gli scout, infatti ora c'è musica, la gente si diverte, ci sono dei giochi per bambini.
Quindi devo dire che grazie anche al tempo la stagione estiva è proprio iniziata. E continuerà con gli spettacoli dell'Arena, al Teatro Vittorio Emanuele, che inizieranno il 20 giugno. Quindi soddisfatta di questo tipo di evento, è un momento quindi di svago per le famiglie e per i giovani, ma è anche un punto di lancio anche per la stagione di Furnari. Sì, infatti, è stato il primo anno e penso che sicuramente continuerà nei prossimi anni. L'amministrazione comunale è molto contenta che ci siano queste iniziative e anzi le promuove, fa in modo che ci siano sempre. E quindi siamo molto contenti che sia riuscito bene, anche perché si mangiava, si poteva bere, hanno fatto dei panini, ora ci saranno gli scout, il gruppo scout che si insiederà a Furnari a breve. Quindi siamo molto contenti di questa giornata. Santino Crupi, capo compagnia degli scout qui a Furnari. Noi siamo, come detto, siamo il gruppo scout di Furnari, io sono il capo compagnia della compagnia Brancaleone e oggi siamo qua grazie all'amministrazione comunale che ci ha ospitato gentilmente ospitato, anche se temporaneamente. Come scout ci impegniamo a rispettare la natura e questo lo insegniamo ai bambini. Fin da piccoli lo insegniamo con delle regole e col gioco soprattutto. Infatti il nostro motto è tutto per gioco, niente per gioco. Oggi siamo qua, ci stiamo divertendo insieme a tutti gli altri, stiamo un po' proponendo, diciamo, i giochi che facciamo di solito noi alle nostre riunioni, quali palla scout, roverino, non so, stella, che non è un 2-3 stella ma è un gioco molto più acrobatico, e siamo qua. Soddisfatti quindi di come è andato questo evento? Sì, soddisfattissimi, anche perché noi personalmente cerchiamo di racimolare, diciamo, accaparrarci un po' di iscritti, perché rispetto alla storia che abbiamo avuto, che è stata un po' turbolenta, abbiamo cambiato sede, infatti l'amministrazione comunale ci ha accolto, cerchiamo un po' di iscritti perché rischiamo di chiudere il gruppo. Quali progetti futuri invece? Progetti futuri, sicuramente occuparci del territorio di Furnari, essere più presenti sul territorio di Furnari, collaborare con l'amministrazione comunale su quello che è la natura, o organizzazione, servizio, tutto quello che serve a noi per fare attività proprio scout, prettamente scout. Siamo con Giulio Foti, uno dei rappresentanti dell'associazione Officina Aperta che ha organizzato questo speciale evento qui a Tonnarella Furnari. Da dove e come nasce questa prima edizione che ha avuto veramente un grande successo? Quindi io direi partire dalle basi. Allora, l'associazione è nata il 23 gennaio di quest'anno, quindi è un'associazione che nasce dall'idea di un gruppo di ragazzi di Tonnarella e non solo, però la maggior parte siamo di Tonnarella. Abbiamo da tanto tempo in mente di creare un'associazione qua nel nostro paese, perché in pratica d'estate è una mera molto ambita per i turisti, mentre d'inverno, come succede per questi tipi di località, ci sono pochi eventi organizzati, quindi cerchiamo di dare una smossa e se non ci proviamo noi che siamo ragazzi ci deve provare. Quindi questo evento nasce così, da un'idea sempre, cioè di un gruppo di ragazzi che siamo noi dell'Officina Aperta. C'è stato un grande lavoro soprattutto prima di oggi, siamo 30 ragazzi, ci siamo dati da fare, tutti quanti cercare sponsor, in giro sempre a pubblicizzare l'evento e siamo contenti che stia riuscendo benissimo. E ora stiamo aspettando appunto che si esibiscano tre gruppi musicali, Team Boschica, i Sex Operative e gli Enamor. L'evento ha rispettato le aspettative finora? Secondo me è andato oltre le aspettative, perché
è il nostro primo grande evento come associazione Officina Aperta. Speriamo anche in futuro di organizzare altri tipi di eventi simili. Che dire, siamo un gruppo di giovani, ci stiamo dando da fare, ci diamo dentro e cercando di organizzare anche in futuro eventi di questo genere. A riguardo, quali progetti futuri dell'Officina Aperta? Allora, adesso cercheremo, dopo questo evento, di metterci di nuovo a tavolino e ideare qualcosa anche per l'estate, perché siamo in un centro strategico. Tornarella è un paese strategico perché ha tutto per rendere al meglio, soprattutto dal punto di vista estivo, perché c'è il mare, c'è una spiaggia, c'è un bellissimo panorama, c'è il Tinder, il Golfo di Patti. Cioè, se non si organizzano eventi a Tornarella, dove si dovrebbero organizzare? Questo è quello che dico io. In questo speciale evento abbiamo incontrato anche un'attrice, Carola Colaianni. Che dico, che fai di bello qui? Ho saputo stamattina che c'era un evento di karaoke e io che so cantare ho deciso di iscrivermi e mi sono molto divertita. Anche se non ho vinto non importa, perché l'importante è divertirsi e partecipare. Sarai protagonista anche all'Arena di Porto Rosa, mi hanno detto, con l'Antigone, con Nini Bruschetta. Sì, è vero, mi esibirò l'11 luglio e ci saranno, io interpreto un paggio che c'è alla fine dello scrittore Anuil, che però il regista dice che mi portano come piccola nuova Antigone. Quali sono le tue aspettative di questo evento? Io dico che è un evento ben organizzato, che secondo me merita tanto. Sei soddisfatta di come è andata oggi qua? Ti sei divertita? Certo, tantissimissimo, anche perché ci sono stati interventi di scuole di ballo, tra cui c'era pure quella di mio fratello, e ci sono anche musicisti e anche l'opportunità di dare a dei bambini di divertirsi mentre magari i genitori guardavano le persone ballare, cantare. Ce la fai un saluto ora a Web TV, Carola?